Ciao, buon pomeriggio, eccoci qua, sono Marco, Satori Rendersi Conto e questo è un altro piccolo contributo, uno stimolo che fa parte della rubrica che abbiamo fatto partire la settimana scorsa con Andrea che abbiamo chiamato Gocce di Satori. Sono dei piccoli, diciamo, dei piccoli accenti, dei suggerimenti, delle riflessioni che possono aiutare tutti noi a magari riflettere su alcune tematiche, su alcuni aspetti della vita. E magari anche cominciare a vederli da un'angolazione diversa, da come dire, da un paradigma diverso, da un modo di pensare diverso. Ovviamente tutto questo lo facciamo in Satori per far sì che sempre più persone possano raggiungere, avvicinarsi e manifestare la vita che veramente vogliono, ovvero quella per cui sono nati, ovvero essere incastrati il più possibile con il proprio talento e quindi fare quello per cui si è nati tutti i giorni. A questo proposito, volevo parlare oggi di responsabilità. Ecco, un numero che definisce bene il concetto di responsabilità è 100%. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando si decide qualcosa, quando si pensa qualcosa, quando si fa un'azione conseguente a un pensiero, a una decisione, si è totalmente responsabili al 100% di quello che poi viene prodotto, di quello che succede. Alla base di questo ovviamente c'è il famosissimo, importantissimo principio naturale di causa ed effetto, ma siamo portati per cultura molto spesso a non volerci prendere la responsabilità di tutto quello che ci accade e prendercene un pezzetto, no? Un 20, 30, un 40% o addirittura fare in modo per non sentirci in difetto, per non sentirci inadeguati, di dare la responsabilità, provare a darla a qualcun altro. Beh, come dire, triste notizia, quel qualcun altro ce l'ha già la sua responsabilità, è già nella sua vita, sta già facendo quello che gli appartiene al 100% ed è quindi responsabile. Ora, se da una parte ci hanno insegnato molto spesso che essere totalmente responsabili può essere un peso, può essere uno zaino da portare. In realtà potrebbe essere visto, e vi invito a fare questo, come una grandissima libertà, perché se sono stato al 100% responsabile di tutto ciò che oggi è il risultato di quello che ho prodotto, di quello che ho pensato, di quello che ho fatto, allo stesso modo, con grande efficacia, con grande libertà, posso produrre tutt'altro. Posso decidere di fare altro, di esserne completamente responsabili, quindi di ottenere tra un po' di tempo, nell'immediato o chissà quando, il prodotto, il risultato, l'effetto di un 100% di ciò che oggi sto decidendo di fare. Da questo punto di vista è fantastico perché a questo punto posso di nuovo pensare di avere potere, non ho bisogno di dare, come dire, a qualcun altro questa possibilità, posso creare. Posso essere immerso nella realtà insieme agli altri, ognuno si prende la sua fetta di responsabilità, il suo 100%, e insieme contribuiamo a costruire magari una nuova realtà, magari qualcosa che ci piace di più, magari andando in sintonia, in frequenza, in risonanza con qualcosa che è più vicino a noi e del quale a questo punto siamo totalmente responsabili. Quindi, vi suggerisco, se non l'avete ancora fatto, di provare a pensarla diversamente, di passare da un peso 100% a una leggerezza 100%, di entrare quindi in azione con delle nuove possibilità, con delle nuove idee, con dei nuovi pensieri, di allenarvi a farlo se ancora non ci riuscite e molte cose sicuramente cambieranno. Io vi ringrazio di averci ascoltato, vi ricordo che rendersi conto è una scelta e ci vediamo presto. Buon pomeriggio e buone cose. Ciao!